Ieri abbiamo pubblicato un bel video in cui abbiamo raccontato un qualcosa che ci sembrava abbastanza banale, cioè in tutti gli ambiti, in tutti i settori, comunque vediamo il mondo, ovunque è tutto completamente cambiato. Non è una frase fatta, va bene? Quindi anche nell'ambito della comunicazione della pubblicità, tant'è che avevo fatto un breve accenno, qualcuno ha preso la palla al balzo per dirmi «Sì, bravo! Era ora che qualcuno dicesse, bisogna puntare sui social, sì!» No, no, no! I social sono morti. I social, come disse un poeta, soddisfano l'edonismo sdrucciolo che abbiamo tutti quanti. Ovvero, qualcuno mette la sua fotina che è al mare, mette che è di là e pensa che «Oh, c'ho 50 like, 10 like, 1000 like, mi vede un sacco di gente!» Bene, sappiate che il valore di redemption, tutta quella roba lì, è zero. Ovvero, il grosso dell'investimento che bisogna fare lì per ottenere, per avere un topolino, bisogna investire comprando e gestendo milioni di elefanti. Ma dirlo non sono io, cioè, o meglio, io sono di quelli che lo dice. Però lo facciamo dire sulle pagine del Corriere della Sera del 27 novembre del 2019 nella rubrica Conversioni. Chi sono andato a intervistare? Niente proprio di meno che Paolo Landi. Ora voi direte, chi è Paolo Landi? Ecco, già il fatto che vi domandate chi è Paolo Landi significa che di social, di media, di comunicazione non è che ne sapete proprio sta grande scienza. E quindi forse prima di esprimere pareri, valutazioni su quello di cui si parla, via, andare a studiare, via, poi tornate e riprendete il video. Allora, Paolo Landi qua dice che ha lavorato per Vittorio Gassman, per i Benetton, per gli Agnelli, ma in realtà, ve la sintetizzo io, Paolo Landi sui social è l'unico finora che ci ha beccato tutto. E c'è questo bell'articolo in cui spiega, ad esempio, perché Instagram, spiego il tramonto di Instagram a Chiara Ferragni. Cioè lui spiega a Chiara Ferragni perché Instagram è morto, via! Ora, quando trovate un'azienda che sì, puntiamo su Facebook, puntiamo su Instagram, ok? Cioè, andate dal responsabile marketing e fategli i complimenti, perché se facendo queste scelte riesci a mantenersi il posto di lavoro, oh, ma è figo veramente. Comunque, è lui che lo dice, in questo articolo lo spiega benissimo, è un articolo che nessuno ha contestato, nessuno ha detto niente, e quindi noi non siamo niente nessuno per poter contestare ciò che Paolo Landi dice, ovvero che ci sono almeno quattro forme di comunicazione che rendono di più costando di meno. Ciao.